quadro, quello che va detto prima, questo quadro generale, la regione Lombardia ha dato un segno di sé. È ormai chiaro che tocca a noi lottare per porre un freno a questo andazzo. In questo quadro generale un punto importante è stato la lotta per l'internalizzazione dei servizi, perché esternalizzare i servizi è stato uno dei cardini per lo smantellamento del sistema sanitario. Società e cooperative che si arricchiscono con gare di appalto per essere appetibili devono chiaramente ridurre all'osso i costi. Si risparmia su tutto, materiali, salari, diritti dei lavoratori. I servizi che maggiormente risentono di queste scelte sono i servizi di pulizia e mense, servizi indispensabili per il buon andamento degli ospedali e delle strutture di cura. È vero che servono medici, infermieri, operatori sociosanitari, investimento nelle attrezzature, ma questi lavoratori e lavoratrici sono stati sacrificati per prime e messi nel tritacarne dello sfruttamento più bieco. Qui ci sono grosse differenze di salario, il razzismo fra categorie e, dato importante, esiste una maggioranza di donne, purtroppo facilmente ricattate perché molte vivono situazioni familiari difficili. Spesso sono donne sole, con genitori anziani, hanno bisogno, hanno necessità di lavorare, non possono permettersi di rimanere a casa. Inoltre il livello di tutela della salute e sicurezza qui in questi posti è un concetto astratto di tutti i posti di lavoro, ma qua è ancora più grave. Per esempio, molte lavoratrici che hanno delle limitazioni lavorative vengono tranquillamente applicate in posti senza tener presente nessun conto delle loro problematiche di salute. Pretendere il rispetto delle norme è un lusso che molte non si possono permettere. Le forme di controllo vengono praticate attraverso un uso indiscriminato e spesso motivati con fatti pretestuosi, con contestazioni che hanno il dubbio scopo di intimorire e sanzionare economicamente. Un'altra novità introdotta nel settore della ristorazione con questa pandemia è stato il PIS, che è una sorta di cassa integrazione dichiarato per lo stato di crisi. Ora però, visto che molte ditte che vincono gli appalti non hanno solo gli ospedali, ma hanno anche delle aziende, e in queste aziende, quando sia stata la pandemia più stretta, è stato introdotto lo smart working, è successo che chiaramente hanno messo in cassa integrazione un po' di lavoratori e non hanno assolutamente contrattato per poter far sì che ci fosse un'alternanza, un giro dei lavoratori, in modo che ci fosse un'equa distribuzione, che non ci fosse una riduzione drastica di ore di lavoro e qualcun altro invece partoriato e sfruttato. Se ne sono fottuti, perché comunque per le differenze dovevano incastrarle, dovevano comunque lucrare in qualche modo. Quindi, anche per questo 8 marzo scioperiamo e andiamo a scioperare tutti a partecipare all'iniziativa, perché le lavoratrici nello scopo possono conoscersi, conoscono quali sono le ragioni che le portano a questa lotta e sono più forti. Siamo vicini a tutte le lavoratrici della sanità.